www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. A Palermo si cerca di capire cosa possa aver provocato la furia omicida dell'uomo di nazionalità romena che ieri, dopo aver ucciso la moglie e una conoscente, si è suicidato lanciandosi sotto un treno, il duplice delitto scoperto qualche ora dopo il suicidio. La Guardia di Finanza smantella un'organizzazione specializzata nel riciclaggio di denaro sporco, 32 gli arresti, manette anche il noto tributarista palermitano Gianni Lapis, un magistrato, due carabinieri ed un funzionario della regione siciliana. Buon pomeriggio, benvenuti alla prima edizione del TG Med. Sono questi gli argomenti principali di una giornata convulsa, almeno per quanto riguarda la città di Palermo. C'è stato ovviamente spazio oggi anche per manifestazioni di protesta, spazio per la politica, per alcune iniziative politiche, di tutto questo noi parleremo nel corso del giornale, però in apertura i due fatti che stanno scuotendo la città. Cominciamo proprio con le indagini sul duplice omicidio e sul suicidio scoperti ieri sera a Palermo. Protagonista un rumeno che avrebbe prima ucciso la moglie e un'amica per poi gettarsi sotto un treno. Gli investigatori hanno già una pista privilegiata, allora ci spiega qual è subito Federica Di Gloria. Sembrava solo un suicidio e invece nascondeva un duplice omicidio, anzi un femminicidio per l'esattezza, perché una delle due donne ritrovate in serata nell'appartamento al civico 19 di via Di Marco era proprio la moglie del rumeno trovato suicida nel primo pomeriggio di ieri, uccisa insieme ad un'amica in quella che secondo gli investigatori sarebbe un'aggressione a sfondo passionale. Un matrimonio finito male, una separazione, l'allontanamento da casa, c'è tutto questo dietro l'ennesima storia di violenza scoperta ieri a Palermo, un giallo in due tappe. Certo, nessuno poteva immaginare che dietro il gesto del rumeno che si è tolto la vita gettandosi sotto un treno in una galleria nei pressi della stazione della metropolitana in via Imperatore Federico si nascondesse un altro orrore. Ci si è arrivati qualche ora dopo, indagando proprio su quell'uomo senza documenti recuperato sui binari intorno alle 14 e poi a fatica identificato come Gabriel Dimitro, 37 anni. Dalle ultime chiamate sul cellulare i carabinieri sono riusciti a risalire all'appartamento di via Di Marco e qui si sono trovati davanti uno scenario terribile. L'ex moglie Michela Gaurilla, anche lei rumena di 34 anni, uccisa e sfigurata a colpi d'ascia. L'amica invece, una polacca di 34 anni, Erika Piciulska, strangolata e trovata su un letto con un sacchetto di plastica sulla testa. Tutte e due lavoravano come collaboratrici domestiche e vivevano insieme da quando la moglie qualche mese fa aveva chiesto al marito la separazione. E sarebbe proprio questo il movente. Diversi testimoni raccontano infatti di un rapporto conflittuale, di continue liti. Dimitro non avrebbe accettato la fine del matrimonio. Ieri forse è tornato in via Di Marco per una discussione finita nel sangue. Poi sarebbe fuggito lasciando accanto alle vittime anche l'ascia e avrebbe raggiunto la stazione della metropolitana di via Imperatore Federico con il chiaro intento di uccidersi, cosa che ha fatto aspettando il passaggio del primo treno e lanciandosi sulle rotaie. Gli interrogatori intanto continuano mentre si cerca un'altra donna, una terza amica delle vittime che con loro a quanto sembra divideva quell'appartamento in via Di Marco, una zona residenziale centralissima, ben frequentata e tranquilla, ma che ieri è stata scossa da una violenza inaudita. Allora proseguono le indagini su questo fatto di cronaca. Intanto, come dicevamo in apertura di giornale, la città di Palermo è scossa anche da un altro episodio. In questo caso si tratta di un'operazione della Guardia di Finanza, perché è stata smantellata dal nucleo di polizia Valutaria un'organizzazione che riciclava in Italia e all'estero denaro sporco. 34 le persone arrestate, tra di esse anche il noto tributarista Gianni Lapis e un magistrato. Sono 93 le persone denunciate. Sentiamo.
L'organizzazione riciclava denaro sporco e si era specializzata nel commercio di oro senza alcun tipo di autorizzazione. Tra le persone raggiunte dal provvedimento, avvocati, commercialisti e un giudice amministrativo del TAR del Lazio, Franco Angelo Maria De Bernardi. L'operazione è stata condotta grazie all'azione di un finanziere che si è infiltrato nell'organizzazione che operava non solo sul territorio nazionale ma anche all'estero ed eseguiva operazioni valutarie e movimentazioni di denaro. L'attività ha portato all'esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 12 ai domiciliari, 85 le perquisizioni eseguite. Tra i destinatari dei provvedimenti anche soggetti operanti nell'area della intermediazione finanziaria e, secondo gli inquirenti, facenti capo al noto tributarista palermitano Gianni Lapis, finito oggi in manette, ritenuto il maggiore intermediatore del gruppo. Lapis era già stato condannato nell'inchiesta sul riciclaggio del tesoro di Vito Ciancimino. Tra le persone coinvolte anche due carabinieri ed un funzionario della regione siciliana, Leonardo Di Giovanna. I reati ipotizzati sono diversi: associazione a delinquere, riciclaggio di titoli e valuta, elusione del sistema di tracciabilità delle operazioni finanziarie, truffa, falsificazione e, in alcuni casi, anche detenzione di armi. Le indagini hanno portato al sequestro di più di 11 milioni di euro ed hanno interessato Palermo, Messina e Catania e ancora Roma, Torino, Aosta, La Spezia, Milano, Varese, Como, Verona, Vicenza, Padova, Modena, Firenze, Arezzo, L'Aquila e anche Frosinone, Benevento, Napoli, Crotone e Cosenza. L'inchiesta è stata coordinata dai PM palermitani Sava, Scaletta e Paci. Ed è un'inchiesta che sta producendo diverse reazioni e diversi commenti. Ce n'è anche uno relativamente all'arresto del funzionario regionale. Ce n'è uno, dicevamo, del presidente della regione Crocetta. Di questo parliamo subito dopo una brevissima pausa. A tra poco. Al mercatone della ceramica parlano i prezzi. Alcuni esempi. Ceramiche varie misure, 2,90 euro al metro quadro. Idrosanitari, 10 euro al pezzo. Box doccia idro, 199 euro. Gres porcellanato, effetto parquet, 8,90 euro al metro quadro. Il mercatone della ceramica.com, aperti anche il sabato pomeriggio. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Cercasi principessa per offerta da favola. Da 2V, il materasso memory form, la rete più due guanciali, a soli 990 euro. A rate senza interessi. E in omaggio, il letto con sistema contenitore. Affrettati, l'offerta è valida nei nostri punti vendita fino al 30 aprile. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro, ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. La conoscenza è il modo migliore per dare lunga vita a una pianta. Ecco perché tutti le vendono, ma solo uno le conosce davvero. Flower by Ignazio Ferrante, un luogo in cui i colori e i profumi inebriano i sensi, un luogo dove piante e fiori hanno una vera anima. Flower, lo trovi in Viale Campagna 14B. E allora parlavamo dei commenti a questa operazione della Guardia di Finanza che ha portato in carcere 34 persone, al sequestro di 11 milioni di euro e soprattutto ha sgominato questa organizzazione dedita al riciclaggio. Ce n'è una, c'è un commento del presidente della regione Crocetta che dice: esprimo ringraziamento e apprezzamento nei confronti della magistratura palermitana e della Guardia di Finanza che hanno sgominato questa centrale di riciclaggio. Tra gli arrestati figura Leonardo
Leonardo Di Giovanna, dipendente del settore beni e servizi della regione siciliana. E il funzionario è già stato sospeso e dice Crocetta: proprio su quest'ultimo arresto pongo la mia attenzione perché l'arresto di Di Giovanna mostra il livello pericoloso di infiltrazioni che esistono all'interno della macchina burocratica regionale. Mostra anche la necessità, dice ancora Crocetta, di rafforzare le misure necessarie di controllo, monitoraggio e rotazione. Il presidente della regione annuncia che entro oggi verranno presi provvedimenti cautelativi a difesa della regione e della sua immagine. Il governo regionale si costituirà parte civile nell'eventuale procedimento penale a carico del dipendente che, come abbiamo detto, è stato già sospeso dal servizio. Cambiamo per il momento argomento. Oltre 2.000 lavoratori della formazione professionale hanno sfilato oggi in corteo a Palermo da Corso Vittorio Emanuele verso Piazza Indipendenza. Qui vedete invece le immagini di una delle ultime manifestazioni sotto l'assessorato regionale alla formazione professionale. Il corteo di oggi è stato organizzato da CGIL, CISL e UIL, che chiedono risposte sulle retribuzioni dei dipendenti e chiedono la riforma del settore. A tutt'oggi, dicono i sindacati, non abbiamo risposte concrete da parte del governo, nessun impegno sottoscritto. Registriamo invece altri attacchi dell'assessorato Scilabra, che definisce strumentale la protesta di lavoratori da molti mesi senza stipendio e che cerca di distrarre l'attenzione dai problemi concreti parlando di albi di formatori e di altre questioni. I sindacati quindi chiedono un incontro urgente con il governo della regione per mettere fine a questa vertenza. Adesso parliamo del SIS, l'azienda che sta portando avanti a Palermo il cantiere per la realizzazione del tram. L'azienda oggi ha avviato le procedure di licenziamento degli operai. Intanto la scadenza dell'appalto si avvicina senza che sia stata trovata una soluzione. Facciamo il punto in questo servizio. Quello che l'azienda ha comunicato ieri formalmente ai sindacati era nell'aria da settimane e del resto con la scadenza dell'appalto alle porte e senza che dal comune siano arrivate notizie sul reperimento dei fondi necessari a proseguire i lavori, la prospettiva sempre più concreta è quella della chiusura del cantiere o almeno della sua sospensione. Di qui le lettere di licenziamento che la SIS ha cominciato a predisporre per i 300 operai impegnati nei lavori. Dopo che il vertice di lunedì scorso è saltato, le attese si concentrano tutte sulla giornata di domani. Azienda, sindacati, AMAT e comune dovrebbero tornare a sedersi attorno al tavolo della prefettura. Si dovrà fare il punto della situazione, a cominciare dal prestito da 20 milioni chiesto alla SACE, mentre la variante da 90 milioni circa resta in attesa di ricevere il parere della Corte dei Conti. Se entro il 24 non si dovesse riuscire a sbloccare lo stallo in cui quest'opera sembra essere piombata, non c'è alternativa alla chiusura del cantiere e in quel caso scatterebbe un altro problema, quello della tutela delle opere già realizzate. Per quella che è una delle infrastrutture più importanti che sia stata avviata a Palermo negli ultimi anni, sono stati spesi finora circa 154 milioni di euro, ma nessuna delle tratte è stata ancora completata. Il comune ha nei confronti della SIS un debito di quasi 30 milioni, ma punta il dito anche contro il Ministero, che dal 2011 avrebbe interrotto i trasferimenti. E in tutto questo c'è anche un esposto al Tribunale presentato dal Comune che accusava la SIS di avere ultimato delle opere senza che la variante fosse stata ancora approvata. Una vicenda complicata che rischia di essere pagata però soltanto dai palermitani. Vedremo quindi quanto saranno decisivi i vertici dei prossimi giorni. Torniamo a occuparci della Guardia di Finanza. Gran lavoro oggi per le Fiamme Gialle di Agrigento, che hanno scoperto un'evasione fiscale di circa 650.000 euro realizzata da un imprenditore specializzato nell'organizzazione di spettacoli e fiere. L'uomo aveva creato un'associazione culturale per avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate al settore. Le Fiamme Gialle però hanno scoperto che questa associazione figurava nei diversi rapporti commerciali con altre realtà sia come cliente che come fornitore. Hanno quindi scoperto che di fatto si trattava di una vera e propria impresa e da qui sono partite le indagini. Cambiamo argomento, proseguono le ricerche del presunto aereo precipitato ieri al largo delle Isole Eolie. Le ricerche non hanno, come sapete, portato a nessun esito. Si fa quindi strada, ormai di fatto è una certezza, si fa strada l'ipotesi del falso allarme. Sentiamo. Nessuna traccia, nessun riscontro all'allarme lanciato questa mattina.
No, c'è un problema con questo servizio, ve lo riproporremo naturalmente nel corso del giornale. Andiamo avanti con la cronaca. I carabinieri di Masca Lucia hanno arrestato un 26enne di Camporotondo Etneo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno bloccato il giovane in una via del centro a bordo della sua autovettura durante un servizio di controllo e lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha consentito di sequestrare altri 60 grammi della sostanza stupefacente. Un bilancino di precisione. E adesso siamo in grado di proporvi il servizio su questo falso allarme che però ha tenuto col fiato sospeso le autorità militari e non soltanto fino a questa mattina. Sentiamo. Un aereo sarebbe precipitato ieri in mare al largo delle Isole Eolie, a circa 20 miglia a nord da Salina. A segnalarlo è stato il sistema satellitare della centrale operativa della Capitaneria di Porto di Roma, che ha visto sparire la traccia radar dagli schermi. Sono quindi scattate subito le ricerche tra Lipari e Tropea con alcune motovedette della Guardia Costiera, avvisate anche le navi mercantili in transito. Le ricerche sono scattate a scopo precauzionale, ma che fino ad ora non hanno dato alcun risultato. Sì, perché, come dice il tenente di vascello dell'ufficio circondariale marittimo di Lipari, Cosimo Bonaccorso, abbiamo setacciato tutto il Tirreno sud-orientale, ma dell'aereo nessuna traccia. Dalle ricerche non risultano avvistamenti di rottami in mare o chiazze d'olio che potrebbero far pensare ad un inabissamento del relitto. Nulla. Ma allora, cosa ha provocato l'invio della richiesta d'aiuto giunta alle centrali? L'ipotesi al momento più accreditata, spiegano dalla centrale operativa della Capitaneria di Porto, è che questo tipo di allarme può anche scattare in maniera accidentale. Si tratta di un segnale collegato ad un sistema satellitare gestito e ideato dagli USA, Canada, Francia e Russia, montato su velivoli e natanti allo scopo di segnalare posizione e nazionalità del mezzo in maniera tempestiva. Il segnale viene dunque intercettato da uno dei satelliti del sistema e trasferito immediatamente a terra. Al momento però sembra si tratti di un falso allarme e si attendono gli ulteriori esiti delle ricerche per avere conferma sull'accaduto. Una conferma in tal senso si avrà sicuramente entro questa sera, quindi un allarme che definitivamente rientra. Noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobil Turi, classiche e moderne in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spa Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo. A prezzi blindati! Blindo Casa. Esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo. Pensione completa 13 euro. Si effettua anche servizio a domicilio. Vitto e alloggio in camera doppia o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese. Assistenza sanitaria H24. Comunità alloggio per anziani Samuela. Via Leonardo da Vinci 30, Palermo. Megastore Centro Divani, grande nella scelta e nella qualità, presenta Martina. Divano in tessuto disponibile in più di 100 colori a 395 euro. Matiz. Divano letto matrimoniale a 590 euro. Sabina. Divano in pelle trend a 375 euro. Teo. Componibile letto con contenitore a 535 euro. Li trovi solo da Megastore di Adile, a Palermo in via Partanna Mondello 39H.
Un uomo è morto ieri sera dopo aver giocato una partita di calcetto, stroncato forse da un infarto fulminante, accaduto nell'impianto Garden Center in via Beato Angelico a Palermo. Marcello Caponnetto, 42 anni, stava per lasciare la struttura quando si è accasciato per un malore. Inutili i soccorsi del 118. Sono intervenuti i carabinieri. Torna domani l'appuntamento con Agorà, il settimanale del TG Med, che questa settimana vi aiuterà a vivere un itinerario della memoria attraverso le storie e le testimonianze della Palermo del 43, martoriata dai bombardamenti. Un'anticipazione. Un viaggio sopra il livello stradale, ma anche sotto, dentro uno dei rifugi antiaerei più conservati e meno conosciuti di Palermo, aperto per i 70 anni dei bombardamenti del maggio del 43 per due giorni, nell'ambito di Palermo apre le porte. Per 70 anni vittima dell'oblio, questo luogo, il ricovero Gaetano d'Aita sotto il cortile della scuola Madre Teresa di Calcutta di via Maqueda, ha ospitato un percorso memoriale con pannelli fotografici e didattici a cura di Claudia Fucarino, con la consulenza di Attilio Albergoni. Un luogo da conoscere che parla ancora oggi del dramma di una città che venne devastata dai bombardamenti alleati. Il 9 maggio di quell'anno, per 24 ore, le bombe sventrarono case, palazzi, chiese, monumenti lungo l'asse che va dalla Cala sino a Corso Calatafimi. Domani ne parleremo ad Agorà con Attilio Albergoni, storico militare e autore di numerose pubblicazioni, con Giusto Catani, assessore del Comune di Palermo, e con la storia dell'arte Claudio Fucarino, che lancia un appello. Sicuramente dovremmo realizzare un museo memoriale, raccogliere tutte le testimonianze delle persone che hanno vissuto in quel periodo, realizzare una sezione video, una sezione audio, una sezione fotografica, ecco, un po' più completa, e riaprirla alla cittadinanza. È un museo che va aperto perché Palermo ancora possiede tantissime ferite della Seconda Guerra Mondiale, per cui un museo del genere può solamente arricchire una città e soprattutto conservare una memoria storica di una città. A proposito di memoria, nei giorni scorsi questo rifugio è stato visitato per quelle due giornate in cui è stato aperto da molte persone anziane. Cos'è successo? Abbiamo avuto circa 1500 presenze e tantissime persone novantenni. Molti si sono commossi, proprio è stato commovente realizzare le guide turistiche per queste persone. Ognuno di loro ha raccontato un pezzetto di storia vissuta. Ecco, noi la raccontavamo per quello che conosciamo, loro la raccontavano per quel che hanno vissuto. Agorà quindi domani alle 21.10, come sempre, su TRM. Adesso un appuntamento, perché si terrà domani a Palermo la veglia interconfessionale per le vittime dell'omofobia. La veglia, organizzata dalla parrocchia di Santa Maria della Pietà con il coordinamento del gruppo Ali d'Aquila, assieme ad altre istituzioni ecclesiali palermitane, partirà dal Foro Italico all'angolo con via Mura delle Cattive alle 20.30. Una breve fiaccolata raggiungerà la vicina chiesa della Pietà in via Torre Muzza. Saranno presenti all'evento, oltre ai diversi ministri di culto delle varie confessioni cristiane, anche i genitori e i familiari di persone omosessuali, proprio a testimoniare la loro presenza, con la loro presenza una scelta di amore e di comprensione, quindi una scelta di accoglienza. L'appuntamento quindi è per domani alle 20.30. Noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, poi le notizie dell'ultima ora e il meteo. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro, si effettua anche servizio a domicilio, vitto e alloggio in camera doppia o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese, assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30 Palermo.
Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo. A prezzi blindati! Blindo Casa. Esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. C'è un'ultima ora, abbiamo parlato prima della pubblicità in qualche maniera dei rapporti tra genitori e figli. I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 36 anni, Giovanni Di Stefano, disoccupato. La scorsa notte nella sua casa di Favara, nell'Agrigentino, ha picchiato violentemente la madre, casalinga e vedova di 54 anni, facendola finire in ospedale a causa delle ferite riportate alla testa e alle braccia. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere Petrusa di Agrigento. E adesso c'è il meteo, il TG Med torna puntuale come sempre alle 20:30. Cielo nuvoloso con ampie schiarite a partire dalla metà del pomeriggio e qualche isolato piovasco sulla zona ionica. Le temperature sono in aumento sia le minime che le massime. Venti dai quadranti meridionali tenderanno a ruotare da quelli occidentali, mari da poco mossi a mossi. Per domani giornata prevalentemente soleggiata con isolati annuvolamenti. Le temperature saranno in ulteriore aumento, soprattutto nei valori massimi. Venti di direzione variabile, mari da mossi a molto mossi.